Una delle cose che mi divertono di più in Cyberpunk sono esattamente andare a ricercare tutte le cose leggendarie o comunque segrete che ci sono nel gioco. E fidatevi, ce ne sono veramente una quantità industriale. Bene, benvenuti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e a quanto pare anche segreti, visto che non l'avevo mai fatto ed è. Questo è tipo il quarto o il quinto video, non so quando esca. Dei segreti di Cyberpunk e di come raccattarli tutti. Oggi si parla della moto gratis. Bisognerà seguire una quest particolare, ma nel frattempo noi dobbiamo arrivare a prenderla questa quest. E dove si prende? Beh, si prende. Si prende? Prima però iscrivetevi, eh. Si prende a Santo Domingo. Dobbiamo andare a Santo Domingo, praticamente qua davanti al negozio d'armi. Quindi adesso io mi teletrasporterò qua a Rancho Coronado Est e vi farò vedere dove e come si fa questa quest nei vari suoi step. Ripeto, iscrivetevi al canale perché sennò giuro che vi sbatto le ruote della moto in faccia. Vengo a impennarvi in faccia, così così. Giusto per essere a Night City ed essere cattivi dentro fino in fondo. Bene, siamo a Coronado Springs, ovviamente. Quindi riguardiamo la bellissima mappettina. Ripeto, dobbiamo andare qui in alto. Possiamo andarci a piedi senza alcunissimo problema. Dovremmo andare qua in alto, proprio in fondo, dove c'è l'auto della polizia in pratica. Quindi andiamo avanti. Qui c'è l'auto della polizia e troveremo un garage con la luce verde. Basterà avvicinarci al garage per aprirlo e trovare delle bellissime cose. Questa è una moto, chiaramente, per ovvi motivi. E noi dovremo andare ad utilizzare il computer. E nei messaggi ci dirà queste cose qua. Ho sentito che quei tizi ti hanno sfasciato la moto. Cazzo, mi spiace, non so cosa gli sia preso. Sono solo felice che tu stia bene. Senti, so quanto tenevi la tua moto, ma devi lasciar perdere. Sul serio, i Tiger non scherzano. Ok? Quindi noi possiamo tranquillamente prendere la foto, mettercela in tasca e a questo punto noi potremmo vedere la moto e parlare con Johnny. Bella, ne avevo una simile. Ma niente stronzate da nomadi. Fammi indovinare. Tettona bionda seduta dietro. Primo, come ti permetti? Secondo, è la mora. Ah, è impossibile ripararla. È completamente sfasciata. Bene, una volta fatto questo e parlato con di tettone bionde e umore, in questo caso con Johnny, avremo in questo momento la nostra bellissima quest, quindi The Highwayman. Quindi dovremo trovare James per prima cosa, quindi c'è una foto del giovane che l'abbiamo vista prima nel garage, dobbiamo cercare questo ragazzo qua. Ma dove si troverà? Beh, lo scopriremo tra pochissimo. Bene, rieccoci qui, quindi mi sono ovviamente spostato da dove ero, mi ritrovo a Japantown, quindi a ovest di Japantown, mi sono teletrasportato qui perché dovremo andare nell'area praticamente al di sotto di questo ponte, perché al di sotto di questo ponte, adesso ci andiamo a piedi sperando di non essere investiti come dei cani, troveremo Josie, quindi adesso corriamo verso il pontone. Dovrebbe essere proprio qua davanti, quindi qua sulla sinistra. Ecco qua Josie. Come vedete c'è il cuore spezzato, visto che Josie è morta a 0214 di 77, e noi gli mostreremo ovviamente la foto. Sei tu. Dove cazzo l'hai trovata? Era lì, vicino alla moto sfasciata di Josie. Sto cercando di scoprire cosa le è successo. Sei uno sbirro. Piantala con le stronzate e fammi vedere il distintivo. No, 100% civile. Sto solo mettendo insieme dei pezzi. Le è successo qualcosa. Qualcosa di brutto, vero? Cazzo, lei. I Tiger.
A loro non piacevo, Kay. Le avevo detto di andarsene. Ma Josie, cazzo, non mi ha ascoltato. Quando le hanno sfasciato la moto, ha detto che si sarebbe vendicata. L'ho pregata di non farlo. Ma lei ha rubato la moto di un boss. C'è stata una sparatoria. E poi... non ne ho idea. Quindi sì, è successo qualcosa di brutto. Senti, se scopri qualcosa, qualsiasi cosa, fammi sapere, ok? Ti faccio sapere. Hai novità su Josie? Niente. Fammi indovinare. Nemmeno tu, però. Ok. Quindi dobbiamo andare a cercare che cosa e dove soprattutto andare a cercare che cosa è successo a Josie. Quindi vediamo subito e passiamo, beh, alla parte successiva, chiaramente. Ebbene, rieccoci. Quindi ho preso la metropolitana, quindi il viaggio veloce da dove eravamo. Siamo arrivati alla Metro Glen Nord, che vi ricordo è a Haywood. Quindi qua siamo a Haywood, appena sotto il... qua la Rasaka Tower, ok? Quindi prendiamo la Metro Glen Nord, usciamo. Quando abbiamo il cartellone della Night City Area Rapid Transit, quindi della metropolitana, noi andiamo a sinistra. Quindi saltiamo, cercando di non farci investire, ma abbiamo il verde, quindi GGWP per tutti. Una via, due vie. E quando arriviamo... ah, questo distributore automatico, attiviamo il nostro senso, avete visto? Eccola lì. Quindi human body, eccoci qua, guardate un po', sangue umano. Anche qui c'è un sangue umano. Ah, Josie. Brutta storia, Josie. Cattive notizie. Dissanguata, ci è voluto un po'. Si è strappata le unghie graffiando l'asfalto. Cazzo, che modo di andarsene. Non c'è un bel modo, V. Fidati. Ovviamente possiamo andare a leggere in realtà noi il quello che è... sfortunatamente quello che è la tragedia umana in questo caso. E niente, dobbiamo tornare semplicemente da James in questo momento. Quindi siamo tornati alla nostra bellissima punto di partenza, quindi dobbiamo tornare da James, che l'abbiamo appena mollato per andare a cercare la sua bellissima Josie, e a quanto pare, beh, lo vedrete tra poco, niente spoiler, ma è un gran bastardo, lui è un gran bastardo. Quindi affrontiamo Josie, James, eccola qua. Sei stato tu. Ma di che cazzo parli? Lo sai benissimo. Ho teso una trappola. Sapevi che i tuoi ciumo l'avrebbero fatta fuori. Non avevo scelta, ok? Aveva fatto incazzare un pezzo grosso. Ho dovuto farlo, hai capito? O avrebbero ucciso me. Sai, se l'avessi ingannata, se avessi finto di amarla solo per usarla, saresti come uno dei tanti pezzi di merda di questa città. Invece no. Era vero, tu l'amavi. E li hai aiutati comunque a prenderla. Sei un vero sacco di merda, Jamie. È vero, lo sei. Zitto! Ti meriti di morire, zio. Mi spiace, zio. Provaci. Skippy dice che devi morire. Rilevato caricatore. Messaggio allo... mi stai proprio sul cazzo, ti spappolo la faccia. Stronzo. E adesso dobbiamo cercare la moto di Tiger Claw, ma... come cosa dobbiamo ricordarci questo codice, quindi 021477. Quindi adesso dobbiamo andare a cercare ovviamente la moto dei Tiger Claw. Una volta che siamo giunti in questa bellissima location, quindi a Fabbrica All Foods, che si trova a Northside, quindi ricordatevelo bene, e ci saremo teletrasportati, quando saremo qua al teletrasporto, ci gireremo e dovremo andare verso quell'edificio azzurro, quindi cercando di non farci ammazzare come al solito che mi investono da tutte le parti, e dovremo arrivare chiaramente qua davanti. Questo qua è chiuso, ma ci sarà il codice da inserire. Il codice da inserire è chiaramente 0, quindi 0
2, 1, 4. Si aprirà ed ecco qua la moto. Quindi questa qui è la nostra bellissima moto che siamo andati a recuperarcela e adesso è tutta nostra. Oppalai. Questa è la moto, come potete vedere non è niente male, è veramente veramente tamarra. Come al solito noi ci rivediamo al prossimo video, magari questa volta con un'auto. Vi faccio vedere come prendere l'auto di Batman che ho di solito io. E spero di esservi stato utile. GG a tutti quanti.